Ma io volessi capire, vada chi c'è che ha chiesto. Volessi capire chi sto tu niente che viene. Manco posso soppassare che c'è un divieto qua. Ma dove sta venendo chi sto? Catarga dico scritta F. Ciao a tutti, ciao. ciao, con la mia compagna e la mia figlia siamo una famiglia argentino-spagnola che abitiamo in Sicilia. Il mio fratello e la sua compagna hanno arrivato alla mia casa per stare con noi 3 mesi fa. Lo nostro amico francese sono viaggiatori e stanno 4 mesi per l'Italia, già c'è 4 mesi per l'Italia. Quando questa situazione brutta del coronavirus ha iniziato, loro stavano in Napoli. Noi le abbiamo detto a loro di arrivare qua perché loro non c'è un'altra opzione. Loro abitano nella sua macchina e non c'è un indirizzo fisso né qua né nella Francia. E per arrivare di Napoli qua hanno fatto la prova del coronavirus e hanno fatto anche controlli di polizia. E la prova del coronavirus ha sido nulla, zero, non c'è. Per ingressare alla Sicilia hanno fatto il certificato di protezione civile e una autocertificazione firmata per la polizia. No, no era facile de pasar, es que molto, molto controllo di polizia, però no, hanno fatto passare perché era una emergenza. No lugar por dormir. ¿Cómo far para hacer una cuarentena? Loro non aveva altra opzione e anche la polizia, vedendo questa situazione, l'hanno lasciato entrare qua per essere la unica soluzione umanitaria. Va bene, noi ora siamo tutti insieme in quarantena, rispettando questa situazione che è brutta e che è una responsabilità nostra e di tutti. Siamo qua a casa, senza uscire. Per 14 giorni. Noi anche c'è 2 cani, uno di loro, uno nostro, i 4 cucciolini che abbiamo trovato nella strada di un mese e mezzo, li abbiamo trovato nella spazzatura. Quindi appelliamo alla solidarietà e speriamo che tutto il mondo ascolti questo, ma per soprattutto speriamo che il coronavirus rimane, se ferme e speriamo che tutto il mondo stia bene. Grazie per ascoltare. Ciao. Ciao.